Sound TV apre le sue frontiere e fa da ponte con l'Oriente. Da dicembre sul nostro canale la nuova web serie Easy Korea. Silvia Bolzoni ci porterà alla scoperta di Seoul, delle sue tradizioni e di luoghi incantati, le stravaganti abitudini, il cibo, la passione smodata per la chirurgia plastica e tutto ciò che riguarda un paese in grandissima espansione. Voglio allettarvi con molte curiosità, non solamente legate alla storia, non solamente legate alle tradizioni, ma soprattutto legate anche un po' al mondo moderno, quello che viviamo noi. Per esempio in Corea una delle caratteristiche fondamentali è la chirurgia plastica. In Corea del Sud, per esempio nel quartiere di Gangnam, gli studi di chirurgia plastica sono uno via l'altro e per loro è normalissimo. Le ragazze a 20 anni iniziano già a fare dei ritocchi al viso, perché proprio per loro è una cosa normale, come per noi andare dall'estetista. E quindi ci sono proprio delle concezioni differenti, c'è proprio questa concezione molto pregnante della bellezza, dell'estetica, sia in Giappone che in Corea, ma in Corea ancora di più. E poi soprattutto il cibo, un cibo particolare, ma anche, come si può dire, tutta la cultura legata alla bellezza con prodotti naturali che vengono utilizzati per ovviamente rallentare l'avanzamento dell'età. Io ho provato sia quelli giapponesi che coreani e devo dire che quelli coreani sono molto meglio. In più, chiaramente, anche curiosità relative ai rapporti tra uomo e donna, che sono comunque diversi rispetto a noi. Una sessualità vissuta in modo bizzarro, in modo strano, e comunque sia molto, molto interessante, proprio per porre a confronto delle culture così diverse dalla nostra, e che secondo me comunque può creare un qualcosa di stimolante anche nel comprendere le motivazioni che hanno portato poi a sviluppare questo tipo di interesse. Chrome TV parte per la Corea, quindi ci vedremo a Seoul con la nuova web serie Easy Korea. Annyeonghaseyo!